E lei, regina, vuole dare un esempio per il paese e potrebbe rompere una tradizione natalizia della famiglia reale quest'anno, ha affermato un esperto reale. La regina ha annullato il suo tanto atteso pranzo di Natale per l'aumento dei casi di coronavirus questa settimana. L'esperto reale Richard Edent ha suggerito che Sua Maestà vuole dare un esempio celebrando il Natale solo con i membri più stretti della famiglia reale piuttosto che organizzare un grande raduno per seguire le rigide linee guida del governo. La regina potrebbe anche decidere di astenersi dal tornare indietro dal servizio mattutino di Natale per evitare che la tradizionale folla che si forma per salutarla si accumuli fuori, Mr. Eden ha detto a Palace Confidential, vuole dare l'esempio e vuole dare il buon esempio, ma al momento è tutto molto difficile. Le persone possono prendere questa nuova variante del virus anche se sono state vaccinate e quindi potrebbe essere possibile che non vadano a piedi in chiesa perché non vogliono attirare la folla anche se sono all'aperto. L'editorialista Sara Vine ha aggiunto, voglio dire che c'è anche qualcosa, lo dirò perché devo sempre dire l'indicibile che è che ha una certa età e questo è Natale ed è una cosa importante per lei partecipare. Joe Little, caporedattore della rivista Majesty, ha dichiarato. Darà l'esempio, è una sorta di ritorno alla normalità per la regina dopo che ha dovuto sopportare lo scorso Natale con il duca di Edimburgo in HMS Bubble, circondata da un piccolo numero di persone vicine. Le opzioni rivendicate da una fonte vicina sono ancora in esame per quanto riguarda la celebrazione e il cambiamento. Se le cose dovessero peggiorare, Sua Maestà rimarrebbe al castello di Windsor come ha fatto l'anno scorso. Un'altra possibilità potrebbe essere una piccola riunione ravvicinata con i membri della famiglia nella tenuta di Norfolk senza sostenitori.